È una voce sempre più forte quella che si leva dal movimento degli indignati americani, dal presidio nello Zuccotti Park di Manhattan all'occupazione del ponte di Brooklyn a nuove e più estese iniziative. Il loro obiettivo è quello di opporsi allo strapotere della finanza e delle lobby. Il nostro scopo, sottolinea uno dei manifestanti, è quello di concentrare l'attenzione sulle ingiustizie sostanziali che si stanno verificando in questo momento in tutto il nostro paese, con la commistione tra interessi politici ed imprenditoriali, pubblici e privati. Mi auguro che questa mobilitazione continui a destare l'attenzione collettiva, dice Melania, che insegna arte nelle scuole. Bisogna andare avanti e conquistare le prime pagine. Gli arresti e il clamore dei giorni scorsi a quanto pare non hanno fermato questo fronte di gente comune, composto da studenti, insegnanti, veterani, disoccupati, che hanno annunciato per il 6 ottobre prossimo il loro sbarco a Washington, città simbolo del potere, per rivolgersi al presidente Barack Obama nel giorno che segna il decennale della guerra in Afghanistan. Alla Casa Bianca, gli indignati di Wall Street chiederanno di recuperare con coraggio una politica che riparta dal basso.